Allora, siamo giunti al momento un po' della verità per Calcissimo TV perché andiamo con una clip che abbiamo confezionato in regia. Una settimana fa circa Luca Mastrangelo prometteva questo, video numero uno, dai. No, guardate, io ragazzi non credo assolutamente che Nagatomo e Ranocchia andranno via, perché a parte che sono due statali, come ho detto l'altra volta, per l'Inter, però dai, obiettivamente chi se li prende, soprattutto loro stanno rifiutando tutto, tutto quello che capita, loro lo rifiutano. Cioè, se va via uno fra Nagatomo e Ranocchia, io lo dico qui, il prossimo collegamento. Per la gioia di tutte le telespettatrici di Calcissimo lo faccio nudo, lo faccio, No, guarda. Mi collego nudo, però ci siamo nudo lo anche noi, faccio. cioè, Vabbè, ragazzi, io lo faccio per le signore, lo ho faccio. Poi, capito, Luca, ma basta uno dei due, Luca, Sì, basta uno dei due, basta uno dei due. Occhio, perché su Ranocchia, io in questo, su Nagatomo sono più Ma d'accordo con te, ma fosse su vero, ma Ranocchia. guarda, faccio qualsiasi cosa, qualsiasi penitenza. Se va via, faccio nudo, decidete voi, mi vesto da donna. Guarda, mi metto anche la maglia del Milan se va via, Vai a guarda. forzare. Allora, devo dire che Andrea De Bono era stato profetico in questo senso. Se anche solo Perché lo questo lo sapeva, dimostrava. lo Perché sapeva. insomma i sentori erano quelli che Nagatomo probabilmente non sarebbe andato via, ma su Ranocchia in realtà il giocatore quando ha Aveva dato capito. l'assenso No, più per che altro quando ha trasferirmi. capito, dopo il ritorno di Medel dall'infortunio e ha capito che gli era passato davanti anche Medel, a quel punto il giocatore ha cominciato a Sì, valutare perché quando bene. ti passa davanti anche Medel, No, è meglio che tu no, vada. però ha Effettivamente. capito che È praticamente meglio ormai che era tu lui. vada. Pioli aveva detto chiaramente che anche Andreolli aveva scavalcato nelle gerarchie Ranocchia. Cioè, praticamente, Era scusami, l'ultimo. prima Murillo, poi Medel, poi anche E Andreolli? Miranda, erano quattro Sì, davanti. Miranda, No, vabbè, inteso, però erano. anche Vandanara No, che è in tribuna di scusate, ma quindi era davanti. evidente È che il stava per momento succedere quello. della Aspetta, verità. regia, teniamo un po' di suspense, adesso facciamo presentare da Ilenia, No, no, molto però aspetta, gentilmente, no, no, molto però attenzione, da delicato. produttore, allora mi rivolgo a Luca, non l'ho ancora visto, mi rivolgo a No, Luca Mastrangelo, da suspense. produttore di queste trasmissioni, allora mi raccomando, contegno, mi raccomando, non voglio avere querele, cerchiamo di comportarci con Da professionalità, civili. per Ilenia, cui, presentiamo l'ospite, anche dai, perché. proviamoci. In collegamento da Forlì, Luca Mastrangelo. Oddio, vediamo un po'. Eccolo qua. Good luck, Andrea. Ah, è riferito Good alla Nokia. Beh, devo dire che è stato di luck. parola. Devo stare? Devo stare? Sì, può stare. No, ma scusami, però ho visto le mutande nerazzurre. Meno male, cioè. Avevi detto che mettevi quelle rossonere, scusa. La mutanda è dell'Inter, eh? È dell'Inter. La La mutanda mutanda è dell'Inter. dell'Inter. Sono in No. tema solo. Devo dire che è stato di parola Mastrangelo, eh? Complimenti a lui per aver onorato la parola. Sì, A Ilenia, lei. cos'è che dici? Adesso coprati, Luca, lo sai che ti voglio molto bene, però non vorrei finire, non vorremmo finire su Striscia la Notizia e Nuovi Mostri, No, direi di no. quindi. Allora, quest'anno il mercato di gennaio l'ho fatto io, ragazzi, eh? E sì, è vero, l'ha fatto Mastrangelo, eh. Devo dire che L'ho tagliarli. fatto io perché avevo fatto la televendita per Jovetic. È È andato andato, via. ho fatto il fioretto per Ranocchia. È andato, ho scoperto i miei poteri troppo tardi. Se il mercato durava altri 2 o 3 giorni, ci liberavamo anche di Santone e Nagatomo. Eh sì, tra l'altro il Milan, ci hai provato a rifilarlo al Milan, con qualche stratagemma, ma non è andata a buon Vabbè, insomma, fine. adesso so di avere questi poteri, so, li userò quest'estate, li userò, ragazzi, non vi Luca, preoccupate. sai qual è il problema? Che comincio a pensare che Ausilio guardi i tuoi video per decidere il mercato dell'Inter. No, E questa cosa mi preoccupa un po', però. non è un problema, no, non è un problema. Almeno che li guardi nel mercato in uscita. Nel mercato in entrata è più bravo lui, però nel mercato in uscita che continui a guardarli, che va bene. Direi di sì, direi di sì. Intanto Jacopone ha quasi provato a rifilarvi Santon, eh? Sì, Sarebbe ho stato un visto. Ho visto, grosso. ma io mi chiedevo, Luca, le stelle che ha sulla spalla Sì. sembrano tanto da Juventus, eh? Mi sembra una stella in più, un po' come Quante modus stelle operando hai? della Juve. Guarda, adesso non so se si vede, ma una stella con Lovatti la conosce bene, questa qui. Alza, alza. È la stella Ah, l'82. con lui. Ah, quello dell'82. Io pensavo fosse Quattro Made in stelle, Italy. quattro mondiali vinti.
vinti. Da buon romagnolo quello gli serve per le strategie all'estero quando è in trasferta nelle vacanze con le turiste, quando è in spiaggia con le tedesche, solo che ormai cioè, ci sta già passato anche loro, ci hanno passato. No, questo è vero. Luca, come arrivi a Juve Inter? Sei bello dopo carico? Dopo la sconfitta contro la Lazio in Coppa. Oggi ho visto la designazione arbitrale. Ecco. Ho visto che c'è Rizzoli, che è uno di polso, uno che non si fa urlare nelle orecchie da nessuno, tranne che da Bonucci, no? È vero. Tranne che da Bonucci, lui non si fa urlare nelle orecchie da nessuno, quindi ho detto, siamo a posto. Luca, visto che abbiamo qui Paolo Casarini in studio, abbiamo questo piacere, Paolo, era la scelta giusta Rizzoli in questo senso? Perché obiettivamente c'era qualche precedente che faceva pensare che forse non era il caso di mettere... Sì, ma gli arbitri non sono mille, intanto, che lì ci voglia un arbitro di grande esperienza chiaro e quindi il designatore avrà fatto la scelta anche per lui migliore, non è che uno manda un arbitro così a caso, certo. No, sapendo come sta e cercando di vedere se c'erano alternative. E probabilmente alternative per una partita difficile, importante, con giocatori di grande esperienza, probabilmente finiva lì. E questo è un riassunto scarno delle scelte, perché domenica ci sono anche altre partite, no? Certo, c'è Roma Fiorentina, tra l'altro. È vero che bisogna anche dare una spinta, cioè come Mihajlovic lanciò Donnarumma rischiando. I disegnatori dovrebbero trovare... Cioè io, per esempio, non mi piace mai dare voti agli arbitri e generalmente i tifosi lo fanno quando ci sono dei casi che penalizzano la propria squadra. Io ho dato un ottimo voto a Errati, che è un arbitro, per esempio, che a me piace moltissimo, proprio per l'equilibrio e il saper mantenere anche... in caso di eventi che possono succedere durante la partita, difficili tenere ferma la situazione, non cadere nel panico, soprattutto per lo stadio che magari ti dà pressione. Guardate, gli arbitri che arrivano in Serie A non sono venuti fuori dall'uovo di Pasqua, no? Sono 20 anni che sono arbitrano. Preparati, dai. Cioè, con tutte le categorie naturalmente, perché nessuno comincia dalla Serie A. Ecco, quindi Irrati, che sono d'accordo che è un bravo arbitro, assolutamente, però non ha un'esperienza così larga per partite di questo livello, per adesso. La farà di sicuro questa, quindi Irrati non lo era. Probabilmente uno che poteva farla per l'esperienza, intendo dire, poteva essere, che dico, Banti, perché gli altri sono... No, ecco, per dire... male adesso gli accompagni in lista, quindi... Banti, se non avesse fatto una partitaccia a Udine. Questo non era più presentabile. Adesso ci arriviamo. Andrea, una domanda per coinvolgere Luca Mastrangelo. Sì, sì, Luca, ciao. Allora, io ho fatto un'analisi, ero a San Siro martedì, visto che ci presentiamo alla sfida di domenica, una partita importante contro la Juventus, e ho detto che è stata un Inter sicuramente, soprattutto nel primo tempo, sottotono rispetto alle ultime prestazioni. Però un po' collegandoci anche, quindi ti chiedo, prestazioni dei singoli, come ad esempio Ansaldi, che vive un momento di grossa difficoltà. Poi però voglio anche un tuo giudizio, proprio perché parlavamo anche degli arbitri, sulla conduzione di gara di Guida, che è stata secondo me una conduzione di gara molto particolare. Allora, riguardo ai singoli, insomma, hai citato Ansaldi, io due o tre trasmissioni fa avevo fatto la domanda a voi su Ansaldi, se vi ricordate bene. Mi dispiace, ma questo giocatore che, ok, quest'estate quando è arrivato all'Inter io non pensavo fosse arrivato il nuovo Maicon, però pensavo che fosse arrivato un terzino nettamente più bravo di quelli che avevamo. Alla fine gioca perché la concorrenza gliela fa Santon, la concorrenza gliela fa Nagatomo, e il povero D'Ambrosio, tanto bistrattato D'Ambrosio, ha un rendimento che non mi sembra tanto inferiore di quello di Ansaldi, anzi ultimamente è anche un rendimento superiore. Insomma, venendo invece alla direzione dell'arbitro, ok, il rigore per la Lazio secondo me è molto generoso, però non mi voglio attaccare su questa cosa perché l'Inter ha giocato l'ultimo quarto d'ora quando la Lazio è rimasta in 10 ed eravamo 10 contro 10. Per 75 minuti la Lazio secondo me ha giocato meglio, ha approfittato di un Inter che non so perché giocava col solito modulo ma non era messa bene in campo, i giocatori della Lazio venivano giù da tutte le parti, i reparti dell'Inter erano scollegati, il centrocampo non c'era.
Senti, di Banega cosa ci dici, Luca? Di Banega, ne abbiamo parlato prima in studio. Però volevo anche, scusa Luca, una notazione sul look di Luca, giusto? Stavi meglio nudo, perché non con quella maglietta lì. Beh, se volete me la tolgo, No. Grazie, grazie. Può andare bene così. No, io lo facevo per, insomma, per non far salire troppo l'ormone ai legna, per tenere buone i legna. No, Banega ragazzi è una delusione anche per me. Quando l'abbiamo preso quest'estate, Banega, io ero felicissimo. Insomma, cosa volete che vi dica? Sta giocando veramente male, però abbiamo dato un anno e mezzo di tempo a Kondogbia. Non vogliamo dare almeno un anno intero a Banega? Io penso che glielo possiamo dare, dai. Sì, ci può stare. Senti Luca, quanto ti fa eccitare il nuovo acquisto dell'Inter Sainsbury? No, te lo chiedo perché l'australiano è presente? Sì, ci mancava il canguro, poi li avevamo tutti, guarda, li avevamo. Sinceramente questo l'abbiamo preso per far numero, dai, da quello che ho letto sì. Abbiamo fatto un piacere alla squadra cinese di Zhang, che spero che un domani il piacere ce lo rirenderà indietro. Quando magari ci dovrà dare qualche giocatore. Chissà che bei giocatori che vi dà indietro. Forse un filino meglio. Comunque basta che calcino il grano, l'importante è quello. Dai, gli abbiamo fatto sto favore, gli questo abbiamo fatto. Sicuro. Cantella ha preparato questo cartello, il 5, che devi spiegare tu, perché io so che l'ho visto prima in regia, mi sembrava un po' strano e volevo... No, è facilmente spiegabile in realtà, se la regia ce lo manda... Adesso vediamo subito. Ma sull'Inter? Eccolo qua. Ma cosa vuol dire questa cosa? Un supermercato. Cioè? Il nome è una Sainsbury? Delle più grandi catene di supermercati Sainsbury, sì. Inglesi, Sainsbury. Inglesi, ah, sì. Io foto di Sainsbury dell'Inter non le ho trovate. Ho trovato, quando ho scritto Sainsbury su Google, ho trovato la catena dei supermercati. Vabbè, leggiamo le parole. Che potevo fare? Di Sainsbury. Che colpa mia. È stato uno shock. Uno che si presenta così, per anche per me è stato uno shock. Non pensavo avrei avuto un'opportunità così importante, ma adesso sono qui e voglio lasciare. Chiediti perché l'hai avuta. Ma perché dovete prenderla come un ragazzo che gli viene dato una possibilità, ma lui stava bene in casa, che colpa ne ha lui? Ma che colpa ne ha lui? Posso? Abbiate pazienza. Ma che colpa ne ho io se non mi arrivano fuori le foto? Posso? Guardate che Sainsbury va all'Inter per il semplice fatto che lo Jansu aveva bisogno di liberare uno slot da extracomunitario. Quindi cosa fa? Non lo poteva mandare in siccome, Londra, siccome lui è... Aspetta, Jansu, cioè, siccome... No, si fanno, non è così di succursali, si fanno favori entrambe. Cosa succede? Siccome Sainsbury è vero che è australiano, ma con passaporto inglese, quindi non risulta extracomunitario, l'ha girato all'Inter per 6 mesi in prestito e poi tornerà lì. Luca, vi sentite un po' la succursale dello Jansu come un po' una volta nel Prato per l'Inter, giusto? A me va benissimo questa alleanza con lo Jansu lì, non so neanche come si pronuncia, perché io so che lo Jansu, insomma, i proprietari del Jansu, il Suning, presto quest'estate ci porteranno altri giocatori e non Sainsbury. E, a parte che Sainsbury lo sa che è venuto all'Inter a lavare i piatti, dai, cioè questo qui non giocherà neanche un minuto, non giocherà. Sicuramente avrà più possibilità di giocare Andreoli, cioè, questo è l'ultimo degli ultimi, lo sa, cosa volete che possa dire? Dirà che è un'opportunità unica, sì. Che vuole lasciare il segno. Ma scusa Luca, il cambio Sainsbury-Ranocchi è vantaggioso dal tuo punto di vista? Sì, sì. Ma sì. Come sì? Sì. Il problema è che Ranocchi a giugno torna indietro. Gli abbiamo dato per 6 prestito secco. Per me abbiamo fatto un favore, anche Lul ci ha fatto un favore, cioè sotto qualcosa, perché loro hanno detto... Ve lo prendiamo prestito secco senza diritto obbligo di riscatto, per carità di Dio. Ho detto prestito secco e basta. Secondo me che lì sotto c'è qualche prestito, cioè c'è qualche favore sotto, sicuro. Eppure Luca ha fatto una super prestazione e ha bloccato Ibrahimovic. C'è un fotogramma. Speriamo che ne faccia ancora, così come Jovetic. Speriamo che giochino bene, perché così forse qualcuno si riprende. Perché vanno via tutti dall'Inter e giocano bene? Vanno via tutti dall'Inter. Jovetic il migliore in campo sempre a Siviglia, fa gol. Ranocchia. Barcellona ha segnato addirittura. Sì. Jovetic ha deciso la sfida con Barcellona in Coppa. Sì, una roba incredibile. Luca. Ascolta, abbiamo dato via anche Shaqiri l'anno scorso. Non mi sembra che Shaqiri stia facendo chissà cosa in Inghilterra. Jovetic è uno di quei giocatori che adesso sì, è partito benino. Anzi, anche lui sono contento se farà bene, così se lo riscattano, perché altrimenti ce lo rimandano indietro. Non abbiamo bisogno di vagabondi come Jovetic, non ne abbiamo bisogno. Senti, cosa... Ecco. Dai, facci un pronostico su Juventus-Inter, dai, come la vedi?
i pronostici portano un po' di sfortuna, però non so, la prossima volta facciamo un altro fioretto, facciamo la prossima dai, volta. Dai, se dovesse vincere l'Inter, che cosa sei disposto a fare? Se l'Inter vince, sì. se l'Inter batte la Juve, mi presento in collegamento per 10 secondi di orologio con la maglia della Juve. 10 secondi di orologio, l'ha detta perché non ci crede neanche lui. 10 secondi di orologio con la maglia della Juve. E lo faccio ben volentieri se vinciamo. Tu hai la maglia della Juve? La va a comprare. No, la comprare no, me la farò prestare da qualcuno. Tanto quest'anno, ogni volta che vedo che faccio un fioretto, cioè funziona, non so se lo sapete, ma ho fatto il fioretto anche per la salvezza del Forlì. Il Forlì era ultimo, io ho detto se il Forlì si salva vado da Forlì a Loreto in bicicletta, il Forlì adesso è fuori dalla zona play-out, mi tocca andare in bicicletta a Loreto, si salva. Allora ci vedremo 200, quest'estate, qualcosa mi dice 200 che ci vedremo. Chilometri, 200 chilometri. Comincia ad allenarti, Luca. Fai bene, allenati Luca, grazie come sempre e grazie anche per aver onorato la tua scommessa. Ciao ragazzi. Un abbraccio. Ciao Luca Mastrangelo, vedremo se poi la settimana prossima sarà costretto alla più vile, forse, l'umiliazione per un interista.